Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Direi che possiamo iniziare, c'è ancora qualcuno che si sta collegando, però possiamo iniziare. Prima di iniziare il webinar, che sarà in due parti, quindi avremo una parte di presentazione PowerPoint, però avremo anche la demo pratica della soluzione. Vi chiederei cortesemente, perché siamo in parecchi collegati e siete tutti in mute, se potete innanzitutto confermarmi sulla chat se mi sentite bene, quindi se l'audio funziona bene e assolutamente se vedete lo schermo in questo momento dovreste vedere la prima slide della presentazione. Ok, si vede, si sente molto bene, si vede, confermo. Benissimo, grazie mille. Allora, prima di iniziare con la presentazione, vorrei fare un'operazione. Ricordatevi di quello che sto facendo in questo momento, perché poi lo riprenderemo dopo, durante, la demo del prodotto. Quindi io vado a prendere un file, vedete questo file che si chiama Dati personali di Matteo Bianchi. Apro all'interno del file, copio il contenuto del file, vado a prendere un altro, un documento di testo nuovo, vuoto, copio all'interno, lo salvo con un nome, vediamo, chiamiamolo documento rubato, ok. Andiamo a prendere il documento rubato e lo spostiamo anche in un altro folder. Poi, per quanto riguarda sempre lo stesso documento, quindi dati personali di Matteo Bianchi, andiamo a fare anche un bello screenshot del documento. Ok, e lo andiamo a salvare come JPEG, quindi come immagine, lo chiamiamo doc rubato anche questo. Ok, dovremmo averlo, penso, già salvato nel folder corretto. Vediamo in privato. Ok, doc rubato, quindi abbiamo copiato il contenuto di un documento, prima incollato poi il contenuto in un altro documento cambiando il nome in un altro folder, e stesso discorso abbiamo fatto anche uno screenshot. Dopo andremo a vedere il perché di questa operazione durante la demo. Allora, vedo già delle domande, però andiamo avanti così. Vi spiego. Qualche informazione di servizio, anche se ho visto che già scrivete sulla chat, quindi potete scrivere la domanda nell'applicazione che avete di fianco, cliccando il pulsante send o invia, a seconda di se avete l'applicazione installata in italiano o in inglese, e mi compaiono le domande. Ogni tanto, diciamo, perché sono solo quest'oggi, mi fermerò per rispondere alle vostre domande. Comunque, anche se ci dovessero essere parecchie domande e non vi dovesse rispondere, non preoccupatevi, perché comunque alla fine avrò il report, diciamo, in Excel con tutte le vostre domande, quindi sarà mia premura rispondermi. Rispondo già a una prima domanda. Sia le slide che altra documentazione, quindi datasheet sulla data discovery, come anche il link alla registrazione, quindi il webinar è anche registrato, avrete poi post evento, quindi o entro sera o entro lunedì mattina avrete il link alla registrazione, le slide e la documentazione. Direi che possiamo partire. Partiamo con quelle che sono le sfide, diciamo le sfide più comuni alle quali andiamo incontro, vanno incontro nelle nostre aziende.
la complessità degli ambienti IT. Gli ambienti IT sono diventati sempre più complessi e le organizzazioni, le aziende elaborano più informazioni, no? Dati, ormai tutto corre sul dato e le aziende devono assicurarsi di poter dare la priorità ai loro sforzi di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili. Inoltre, questa crescita dei dati è veloce, rapida e smisurata, il volume è in continua espansione e la propagazione stessa dei dati non è strutturata. I dati sono memorizzati e utilizzati e sempre più difficili da proteggere proprio per il fatto che non sono strutturati. Abbiamo utenti mobili, abbiamo i laptop, i client, le applicazioni nel cloud. La compliance, poi proprio in questo momento storico preciso, fra pochissimi giorni entrerà in pieno vigore il nuovo regolamento europeo, quindi ci sono requisiti di conformità non solo per il regolamento europeo, ma pensate alla PCI DSS o comunque altri standard che richiedono di implementare controlli per garantire che solo le persone giuste, solo le persone autorizzate abbiano accesso ai dati sensibili o quantomeno ai dati che dobbiamo proteggere. Non mi dilungo sugli attacchi, sulle minacce più o meno sofisticate, no? Proprio ogni giorno leggiamo di violazioni di dati, e questo dimostra che i ragazzi cattivi, i criminali informatici, stanno avendo molto successo e riescono facilmente a superare le tradizionali misure di sicurezza perimetrale. Inoltre, ultimo, ma non ultimo, c'è, diciamo, se vogliamo, difficoltà. Molte volte c'è proprio impossibilità di andare a scoprire dove sono i nostri dati sensibili per poi metterli in protezione nella maniera aziendale. Anche perché gli utenti, proprio perché hanno facile accesso ai dati non strutturati, continuano a diffondere, diciamo così, attraverso l'azienda, file riservati in posizioni non solo non sicure, ma dove proprio non dovrebbero stare questi dati. Quali sono i dati personali, visto che parliamo di, ho accennato anche al nuovo regolamento europeo. I dati, perdon, sto facendo un po' di confusione, scusate. I dati personali, secondo la Commissione europea, sono un po' tutti. Quindi nomi, cognomi, indirizzi network, quindi indirizzi IP, quindi sono dati che sostanzialmente troviamo in ogni tipo di file all'interno delle nostre aziende. E le risorse, lo sappiamo, sono limitati, no? Sono limitate sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle persone che possiamo utilizzare, che possono essere coinvolte per investire nella salvaguardia dei dati. Quindi sapere esattamente quali sono i dati che necessitano di protezione ci può aiutare a dare priorità, a sviluppare un piano efficace in modo che l'azienda possa allocare un budget e le risorse in modo oculato. Quindi qual è la cosa migliore, il posto migliore dove iniziare? È la classificazione del dato, quindi fornire una solida base per una strategia di sicurezza dei dati. Questo ci consente di identificare innanzitutto le aree a rischio, sia che siano on-premise che nel cloud. Noi per Innatrix, per quanti di voi presumo che già conoscono Netrix Auditor, quindi la soluzione di audit che già permette di controllare l'appartenenza ai gruppi, chi accede a un file, chi lo modifica, chi lo va a modificare, copiare, accedere, cancellare. Abbiamo stretto una partnership con una nuova azienda, Concept Searching, che è un leader globale nella generazione di metadati, di dati semantici, e utilizziamo, quindi, nonostante sia la prima release questa di data discovery classification da parte di Netrix, utilizziamo comunque un motore già esistente da tempo sul mercato. Che cos'è la classificazione dei dati? Ovvero diciamo la scoperta dei dati, perché le aziende dovrebbero fare il rilevamento dei dati e la classificazione? La data di classification è processo di
organizzazione, diciamo, dei dati secondo delle categorie concordate. Perché se è vero che, per esempio, molto presumibilmente un file che si può chiamare fattura, dovrebbe o deve contenere i dati finanziari dei nostri clienti o dei nostri fornitori, per cui codici IBAN, nome e cognome, di chi deve, effettuare il pagamento, è anche vero che, se si effettua un'operazione come quella che abbiamo stato in precedenza, quindi di copiare il contenuto dei file e di cambiarne il nome, di cambiare la destinazione, se non abbiamo uno strumento che ci consenta, efficientemente di leggere all'interno del file, quindi di andare a vedere nel contenuto, ecco che a quel punto, la data discovery, la data classification, che una volta poteva anche essere fatta in maniera manuale, diventa, molto difficile. Perché, bisognerebbe, necessariamente utilizzare data discovery, data classification? Perché innanzitutto consente di migliorare la sicurezza dei dati che abbiamo in azienda. Quindi andare a capire quali dati sensibili abbiamo all'interno dell'azienda, quindi quali sono i dati che contengono, dati finanziari, carte di credito, dati personali di identificazione, che poi sono quelli previsti, dal nuovo regolamento europeo. Dove risiedono questi dati sensibili? Chi vi può accedere, modificare, eliminare? Che impatto può avere anche, sul business, se questi dati possono essere facilmente cancellati, distrutti o modificati in un modo non corretto. Dare risposte a queste domande insieme alle informazioni sul panorama delle minacce consente o dovrebbe consentire quantomeno alle aziende di proteggere i dati sensibili, anche valutando il livello di rischio, quindi potendo dare priorità agli sforzi e pianificare e implementare misure appropriate di protezione dei dati e rilevamento delle minacce. C'è ancora una volta, non per stressare, la compliance, quindi, gli standard di conformità richiedono proprio specificamente di proteggere i dati personali, no? Lo stesso regolamento generale sulla protezione del dato, quindi proteggere dati finanziari oppure nel caso della PCI DSS andare a proteggere i dati dei titolari di carte di credito. Dati personali nel caso della GDPR, quindi ancora il rilevamento e la classificazione dei dati consente di capire e determinare la posizione in cui si trovano questi dati e conseguentemente assicurarsi che siano disponibili dei controlli di sicurezza appropriati, che i dati siano immediatamente rintracciabili, ricercabili come richiesto dalle normative. Netrix Auditor, nel caso specifico Data Discovery, Data Classification Edition, consente proprio di, diciamo, all'azienda di assegnare delle priorità, sulla protezione del dato in base al valore del dato, alla sensibilità, quindi siamo in grado di capire, di avere una visibilità completa, no? Questo è un po' sempre, diciamo, lo slogan che utilizziamo quando parliamo di Netrix Auditor, sui file sensibili, sul contenuto, su chi può accedere tali file, chi li utilizza effettivamente, quindi dove si trovano i file sensibili, cosa c'è all'interno. E quindi è la prima domanda a cui è necessario rispondere. Dove si trovano i dati sensibili? E diamo un'occhiata più da vicino, diciamo, agli use case, no? Ai casi di utilizzo. Innanzitutto con Netrix Auditor Data Discovery Classification, possiamo ottenere una visione, chiamiamola di alto livello, dei dati sensibili che archiviamo. È possibile comprendere, dove si trovano i dati sensibili identificando quali tipi di informazioni esistono all'interno, inclusi dati di carte di credito, cartelle cliniche, informazioni personali, che più ne ha più ne metta. Esistono già dei report pronti all'uso, che vedremo, poi durante la demo. Permette chiaramente l'utilizzo di Netrix Auditor, visto che la priorità è importante per la sicurezza, di limitare l'accesso ai dati, chiamiamolo pezzo per pezzo, senza perdere tempo, denaro e abbastanza velocemente. Per questo è necessario identificare, le condivisioni di rete, le share, i client, i server, dove abbiamo la più alta concentrazione di questi dati critici e sensibili, in modo da poterli proteggere,
utilizzando controlli di accesso appropriati. Ultimo, ma non ultimo, andare anche a capire se una volta che abbiamo ottenuto questa visione dall'alto, abbiamo ottimizzato, diciamo, l'accesso al dato, l'abbiamo classificato, andare a capire se, visto che i dati purtroppo non sono statici, andare a localizzare i dati sensibili che sono archiviati dove non dovrebbero essere, quindi potrebbero essere stati copiati, spostati, avvertitamente, inavvertitamente, potrebbe essere cambiato un'appartenenza ad un gruppo. Quindi avere anche uno strumento che, oltre a permettermi di classificare il dato, permettermi di controllarne l'accesso, controllare che poi questi dati effettivamente, visto che non sono statici, rimangano poi sempre all'interno o nelle location dove dovrebbero stare. Abbiamo quindi appena visto o possiamo vedere quali sono gli utenti che hanno avuto accesso ai dati sensibili, anche quando un dato viene spostato, dove si trovano i dati sensibili, quindi è necessario capire chi ha accesso ai dati sensibili. È possibile quindi, oltre che a classificare il dato, capire dov'è, identificare i proprietari dei dati sensibili, perché attenzione, è vero che se abbiamo anche io molte volte quando mi trovo a visitare delle aziende o delle aziende parte, dico: ma noi abbiamo le access list, i dati sono segregati, l'accesso avviene per appartenenza al gruppo, ma molte volte c'è proprio il proprietario del dato, no? Quindi colui che banalmente cliccando di tasto destro su una share piuttosto che su un file può dare accesso a chi non ne dovrebbe avere. E quindi la cosa importante, naturalmente, è non solo vedere chi ha i diritti di accesso per visualizzare, modificare, condividere, cancellare, eliminare i dati sensibili, ma bisogna rivedere che queste autorizzazioni, quindi avere dei report dinamici, avere degli alert se queste autorizzazioni cambiano nel tempo, cosa che peraltro è prevista anche dalla normativa. Altra cosa importante, proprio questo è previsto dalla normativa, no? La normativa dice che bisogna garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità del dato. E quindi non è sufficiente sapere chi ha accesso, come sono settati gli accessi. Bisogna poter leggere chi modifica, chi cancella questi dati. Quindi avere anche degli alert quando succede un'operazione del genere. Ci sono state delle attività, scusate, non autorizzate su questi dati sensibili. Questo è possibile controllarlo direttamente con Netrix Auditor e a maggior ragione con questa nuova release. Compliance. Come ho già detto in precedenza, insomma, la richiesta di, per esempio, rilevamento automatico del dato, classificazione, in gran parte, se vogliamo, non dico è basata, è dettata dall'esigenza della conformità, no? Quindi, nel caso specifico, adesso stiamo tutti correndo per il nuovo regolamento europeo. Pensate però anche, se andiamo oltre a quello che ci viene imposto il regolamento europeo, è qualcosa che comunque ogni azienda, visto che la ricchezza delle nostre aziende corre sui dati, quindi sui file, sui dati, abbiamo i nostri brevetti, i nostri database clienti, insomma la nostra ricchezza dell'azienda, per cui proteggere dovrebbe andare oltre la compliance. Ma visto che parliamo proprio di compliance, ci sono anche dei casi specifici se parliamo di GDPR, per esempio il data breach. Quando ho un data breach, purtroppo volente o nolente, il nuovo regolamento europeo prevede la tenuta di un registro di data breach, devo andare a vedere quali sono i dati che sono stati compromessi, devo dare comunicazione all'autorità garante nel caso che ci siano dei dati personali che possono anche pregiudicare o creare pregiudizio al mio utente finale, sono obbligato ad informarla. Quindi, in caso di data breach, capire quali sono i dati che sono stati compromessi, ma soprattutto cosa c'è all'interno del dato può aiutare. Quindi, sempre parlando delle nuove regole del GDPR, pensate per esempio al diritto all'oblio, alla richiesta di accesso ai dati. Banalmente, anche se
diciamo, abbiamo già classificato il dato, quindi sappiamo effettivamente per codice, per nome del file, dove sono in quali folder, che i dati dell'utente X che ci richiede di cancellare i propri dati si trovano effettivamente in quei file e li cancelliamo. Ma pensate se, come ho fatto un esempio in precedenza, gli stessi dati sono stati copiati, messi in un'altra location e non abbiamo la possibilità di andare a leggere all'interno immediatamente, corriamo il rischio che gli stessi dati rimangano comunque in azienda all'interno. Ultimo, ma non ultimo, sempre in relazione alla compliance, la documentazione pronta all'uso, sia per gli auditor, sia per purtroppo le ispezioni, in caso di ispezioni, quindi avere documentazione pronta da dare, sia per il responsabile interno. Se parliamo di GDPR, saranno molti gli attori coinvolti, no? Quindi a parte il responsabile del dato, eventuale DPO richiesto dall'azienda, auditor esterni o interni all'azienda, quindi avere dei documenti pronti, leggibili, fruibili, immediati, quindi report immediati. Ma direi di fermarci adesso un attimino con PowerPoint e di andare invece nello specifico di quella che è la nuova Data Discovery e Data Classification Edition. Tanto mentre apro la virtual machine, vedo se per caso c'è qualche domanda qui. Ok, vedo già delle domande, quindi prima di partire con la demo, vista il webinar. Visto che qualcuno ha avuto dei problemi verso le 14:40, avete perso l'audio, spero non troppo, ma le 14:40, vabbè, dopo comunque avrete la registrazione. Allora, delle domande, dicevano, Massimo chiedeva, funziona con una sorta di intelligenza artificiale o machine learning? Sì, Massimo, allora ci sono diversi parametri. Diciamo di classificazione del dato, quindi il dato viene analizzato per parole chiave, per the regular expression, e poi c'è questa sorta di, chiamiamola, intelligenza artificiale e machine learning che permette di eliminare falsi positivi. Come dicevo, si tratta di una partnership con un'azienda, noi abbiamo ricercato diversi motori e l'unicità, diciamo, della tecnologia di concept searching sta proprio nel andare, non possiamo dare la sicurezza al 100%. Io vendo IT, soprattutto sicurezza, da più di 20 anni e sono io il primo a dire diffidate da chi vi dice, anche parlando di una soluzione di sicurezza, prendi questo antivirus, questo firewall che al 100% blocca tutti gli attacchi. No, cerchiamo di avvicinarci. Ecco, diciamo che l'utilizzo del motore di concept searching ci consente di avvicinarci al 100% e quindi eliminare i falsi positivi perché è inutile mettere in piedi. Ci sono altre soluzioni sul mercato, poi non lo dico io, si possono andare a vedere dei benchmark, andare a vedere quello che dicono proprio gli utilizzatori che hanno dei falsi positivi attorno al 45%, che se ci pensate è altissimo, vuol dire che ogni 10 file che la soluzione mi dice contengano dati sensibili, poi alla fine 4 o 5 file non li contengono. Quindi torno all'esempio del diritto all'oblio, vado a ricercare i file all'interno dove mi è stato detto che contengono determinati dati, poi ogni 10 file 4 non li contengono, devo aprire file per file, per cui è inutile avere una soluzione del genere. Vedo altre domande. Roberto mi chiede proprio una domanda personale, poi la risposta la do a voce per cui non la legge, sì, quelle che sto dando a voce assolutamente nella registrazione del webinar, sua domanda poi le rispondo a parte. Davide mi chiede se i log degli amministratori vengono gestiti in qualche modo, sì, ancora, cioè, non proprio con questa parte di Data Classification Edition, ma proprio con la parte di Netflix Auditor, sono due componenti separati.
Ok, perfetto. Direi che possiamo cominciare con la demo del prodotto. Qui penso che poi probabilmente ci sarà qualche domanda in più. Ripeto, scrivete sempre nella chat. Vi ricordate cosa? Innanzitutto vi faccio vedere l'interfaccia. Questa è l'interfaccia grafica. Come dicevo, sono due componenti separati. Quindi continua a convivere, ad esistere Netrix Auditor, che quindi è la parte di Auditor che va ad analizzarmi le configurazioni, i log, renderli in formato leggibile, tanto per intenderci, per chi ancora non ha visto che cos'è Netrix Auditor, mi dà una serie di report pronti all'uso, quindi già per esempio sulla parte di file server, io posso andare sulla parte di file e cartelle, posso andare a vedere le azioni per utente, per macchina, i file creati, cancellati, spostati, modificati, rinominati, copiati, giusto? Per darvi un'idea, per chi ancora non dovesse aver avuto l'opportunità di vedere quello che è un report Netrix, quindi qual è, chiamiamolo, il formato Netrix, no? Quindi vi faccio vedere un report giusto per darvi l'idea di quello che è Netrix Auditor. Quindi c'è poi la parte che abbiamo aggiunto, questa parte di discovery e di classification, che va anche chiaramente a popolare poi tutti i report che sono già qui all'interno di Netrix Auditor. Scusate, vado indietro nel tempo perché dove so che ho dei dati. Ok. Quindi questo giusto per spiegare ancora, perché ho visto che qualcuno ha fatto delle domande, quindi probabilmente non conosce ancora Netrix Auditor. Questo è Netrix Auditor, quindi esempio, ho fatto una richiesta di file copiati, mi dice chi, quindi l'utente Antonio Conte, quando, il 5 maggio, che ora, minuto e secondo. Che file, questo file, carte di credito, che è stato copiato in questa directory, in questo folder, che si trova in questo folder, in questo server, dove è stata fatta l'operazione, da quale workstation si è collegato e dove si trova il file originale, no? Quindi immediato, leggibile, chiaro. Questo è il formato Netrix. Si possono, oltre ad avere i report precostituiti, esistono già tutta una serie di report per la compliance, quindi nel caso specifico per la GDPR, vedete qui ci sono tutta una serie di report pronti all'uso che possono essere utilizzati adesso in fase propedeutica da dare agli auditor, ai DPO, ai responsabili del trattamento, utilizzare dopo per la revisione continua. C'è la parte invece di ricerca, quindi si possono fare delle ricerche mirate che possono essere su un utente, su un'azione, possono essere in modalità avanzata, si possono creare degli alert per qualsiasi tipo di ricerca, quindi faccio una ricerca sui file o sui gruppi che sono stati modificati, cambiati, mi creo un alert quando c'è una modifica, assegno un livello di rischio, questo mi va anche oltre a generarmi un'allerta popolare, un'altra dashboard che mi fa vedere qual è il mio livello di rischio? Dico, vado velocissimamente solo per chi non conoscesse ancora Netrix Auditor. Comunque, se poi se c'è qualcuno interessato a Netrix Auditor, ci possiamo tornare in un'altra sessione. Perché oggi presentiamo proprio la parte invece di data classification. Quindi si tratta, diciamo, di un'altra applicazione nel caso di un cliente piccolo, con migliaia di file, può convivere anche sulla stessa macchina, se no, magari è consigliato che stiano in due macchine separate, perché comunque anche questa soluzione, come già Netrix Auditor, è agentless, quindi non andiamo ad appesantire che siano client, server, share di rete, ovvero la classificazione del file, l'indicizzazione del file, la raccolta viene fatta tutta sulla macchina dove è installato Netrix Auditor Data Discovery Classification. Questo è importantissimo. Immaginate di avere dei server con milioni di file, migliaia di utenti che vi accedono e in più una soluzione che gira sopra che va a classificare i file. No, la raccolta viene fatta, chiaramente non la duplica del file, ma la raccolta del contenuto. Dopo la prima raccolta, tutto il lavoro viene fatto sulla macchina. Per questo dicevo che se avete tanti file, milioni, è meglio installarlo su una macchina che non sia la stessa macchina dove già è installato Netrix Auditor. In caso di piccoli utenti o piccoli volumi di file, può essere installato sulla stessa macchina. Esistono, come vedete, già una serie di
chiamiamoli indici tassonometrici, cosa vuol dire? Che già di default, per esempio, per quanto riguarda GDPR o GDPR restricted, che vuol dire non solo i dati normali personali della GDPR, quindi nomi, cognomi, indirizzi, ma magari dati proprio sensibili, no? Quindi parliamo di dati giudiziari e quant'altro. Qui le tassonometrie nelle varie lingue sono già esistenti all'interno, quindi anche vedete, per l'Italia ci sono già degli indici tassonometrici all'interno, ce ne sono altre che stiamo inserendo, si possono comunque sempre creare, perché come prima release, per inserirla subito sul mercato, abbiamo preparato queste tassonometrie che vedete sono i dati finanziari, GDPR e GDPR con dati sensibili, questa è la normativa americana come la IPA, la PCI DSS e PII sarebbero i dati identificativi personali. Per intenderci, stiamo parlando di, vediamo, generico, quindi stiamo parlando di dati di nascita, nome, vedete che anche all'interno c'è data di nascita, ma già va a riconoscermi l'italiano, nome completo, indirizzo di casa, stato civile, titolo e quant'altro. Quindi questi sono già dentro, ma come vedete, New Taxonomy potete sempre creare una nuova tassonometria, perché, ripeto, questo è per la comodità, per avere già, diciamo, può già essere pronta anche per la GDPR per andare a scoprire i dati, ma come dicevo all'inizio, non necessariamente uno si dota di una soluzione del genere solo per la compliance. Se avete voi, la vostra azienda cliente, deve proteggere i propri brevetti, i database e quant'altro, può creare il proprio indice tassonometrico o richiedere a noi di crearlo. Come vedete, c'è anche qui una propria dashboard all'interno, quindi io vedo documenti in italiano e nello specifico con dati relativi alla GDPR, codici fiscali, carta d'identità. La cosa interessante è che io parlavamo prima di diritto all'oblio, no? Quindi oltre ad andare a fare la raccolta, classificare il dato, mi va a popolare, quindi torno un attimo a Netrix Auditor, qui all'interno nella reportistica, quindi se installate, già, siate già clienti quindi che abbiate già Netrix Auditor o comunque acquisite Netrix Auditor perché va acquisito assieme a Data Discovery, qui vedete che si creerà questa cartellina Data Discovery e Data Classification, dove all'interno abbiamo già una serie di report pronti all'uso, quindi qui non dovete fare niente, questi report vengono popolati direttamente dall'altra applicazione, quindi possiamo andare a vedere le attività correlate ai file sensibili o alle cartelle, alle shared dirette che contengono questi file. I file e le cartelle divise per categoria, per oggetto. Vediamo un report giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Quindi pensate che questo vi viene generato tutto in automatico. Posso vedere tipo di oggetto, la cartella, quindi la share dove si trovano, oppure posso fare il drill down sul file, posso andare di più livelli. Sotto, posso decidere, voglio ricercare, quindi capire dove sono i file relativi alla GDPR, piuttosto che solo, insomma, alle categorie o se ho creato delle mie categorie, giusto? E poi il report, ripeto, che viene popolato, generato in automatico, vedete, è questo. Io qui vedo che qui in questo test folder ho documenti che appartengono a queste categorie. Qui ho anche, siccome ho chiesto anche il file, vedo che questo file, per esempio, vedete che si chiama CF312345.txt, che altrimenti non potrei sapere cosa contiene, contiene dei dati che devono essere protetti in relazione al GDPR e così via. Tornando poi ai report, posso vedere quali sono i file e le cartelle che contengono sempre dati sensibili, più accessibile. Se ce ne sono di sovraesposti, quindi per appartenenza a gruppi o everyone può accedere, tutti possono accedere a questi file, a questi folder. Vado a vedere i dettagli dei permessi di accesso, anche questo è importantissimo perché quindi, visto che me lo popoli in automatico, io vado a vedere come sono settati i permessi di accesso, chi sono gli owner, quello che si diceva anche durante la presentazione, quindi chi può eventualmente poi
dare accesso a questa risorsa e il numero di file per sorgente. Poi se volete vedere qualche altro report lo vediamo, ma volevo tornare qui. Quindi la classificazione, l'indicizzazione, la raccolta viene fatta in automatico, devo solo indicare la sorgente, quindi dove voglio andare a raccogliere, a classificare e ad indicizzare i dati. È agentless, come vi dicevo, quindi devo solo dare un utente che abbia i diritti di lettura sui file e sulle cartelle dalle quali voglio andare a classificare. Le tassonometrie, come dicevo, gran parte sono esistenti, si possono customizzare, le potete inserire. Altra funzionalità importantissima, se pensiamo proprio alla GDPR, al regolamento europeo, pensate al diritto all'oblio, l'esempio che ho fatto prima, pensate di avere. Un conto è se il dato è classificato, io quindi so come si chiama il file già qui all'interno, quindi in Netrix Auditor con la ricerca interattiva vado a ricercare il file per nome. Ma se non so se il dato non è strutturato, o anche se i dati si chiamano ordini, fatture, quindi so cosa c'è all'interno, ma devo ricercare il dato di una determinata persona, qui ho la funzionalità ricerca. Quindi io voglio, per esempio, ricercare tutti i dati dove all'interno, tutti i file, scusate, dove all'interno ci sono i dati di Maurizio Taglioretti. Boom, immediato. Vedete che io qui trovo tutti i file con la location. Quindi qui vedo che c'è questo dati personali, qui l'avrei saputo per nome file, dati personali di Maurizio Taglioretti. Andando all'interno, quindi vado, mi fa anche vedere il file, quindi cosa c'è all'interno. Vedete, questo è il file con i miei dati personali. Posso vedere anche chiaramente dove il nome del file non è riconducibile. Qui, per esempio, abbiamo un'email. Qui, per esempio, abbiamo questo file che si chiama C. F3123145.txt, però so che cliccando all'interno io stavo ricercando dove ho dei documenti, di qualcosa di riconducibile a Maurizio Taglioretti. Ok, ricordate all'inizio, non mi ricordo nemmeno, abbiamo copiato, quindi ammesso e non concesso che i dati all'interno della mia azienda siano già taggati, no? Però l'esempio che vi ho fatto vedere all'inizio, no? Quindi Matteo Bianchi, ho cliccato di tasto destro, ho fatto sia una copia, quindi cambiando il nome l'ho chiamato documento rubato, che un JPEG, quindi ho fatto uno screenshot. Quindi se io torno alla ricerca e andiamo a ricercare Matteo Bianchi, ecco che immediatamente trovo questo dati personali di Matteo Bianchi, che lo sapevamo già prima, trovo Matteo, la carta d'identità, per esempio, ecco, vedete, legge all'interno, questa è la carta d'identità di Matteo Bianchi, boom, nonostante che sia un'immagine, ha letto all'interno, questi erano i dati già classificati di prima. Ma cosa vado a trovare? Documento rubato. Vi ricordate che ho creato io il documento rubato, quindi non so più attraverso il nome del documento, ho cambiato folder, per questo l'ho fatto all'inizio, per non andare a forzare adesso la raccolta, lui già me lo ha classificato, me l'ha indicizzato e quindi io facendo semplicemente la ricerca Matteo Bianchi ho trovato il testo, vedete che è questo documento rubato, che è quello che ho copiato all'inizio. Ma ho trovato anche, lo vedete qui, documentorubato.jpg, perché lui va a leggere all'interno, quindi ha letto che all'interno abbiamo nome e cognome Matteo Bianchi con i suoi dati personali. Quindi questa è una delle funzionalità, ma ripeto, non solo in ottica GDPR, quindi per il diritto all'oblio e quant'altro, ma banalmente per la ricerca di un file, perché io posso fare la ricerca di un file e lo potevo già fare da qui se io volevo cercare. Ricordate, per quanti di voi mi seguono da tempo, che io faccio sempre il solito esempio della fattura 25. Se io faccio la ricerca della fattura 25, immediatamente vado a trovare. Ma perché il file si chiama fattura 25? Qui non.
All'interno c'è scritto Fattura 25 o Maurizio Taglioretti o Pinco Pallino. Con questa nuova Data Discovery, Data Classification Edition, è possibile farlo immediatamente. Quindi pensate all'utilità. Vediamo intanto se c'è qualche altra domanda. Allora, Gino mi chiede: non mi è chiaro come faccia a classificare i dati contenuti in un file da remoto senza farsi una copia locale sulla macchina di Netri Data Discovery. E Gino, le risponderei come battuta che se lo sapessi, non sarei qui a fare un webinar per voi, ma molto probabilmente sarei in California con il mio CEO a spendere i soldi guadagnati. No, adesso battuta a parte. C'è una tecnologia che fa la prima raccolta, quindi va, ripeto, va a leggere all'interno del file, poi va a ricreare dei codici tramite i quali lui ricostruisce il contenuto del file. Insomma, è comunque una tecnologia proprietaria. Dario mi dice di mostrare le password dell'home banking, sì, dopo te le mostro. Antonio mi chiede: esiste la possibilità di schedulare l'aggiornamento del database e dei report di Data Discovery? Guardi, ecco una cosa che non ho detto, la ringrazio della domanda. A parte la prima raccolta, no, per cui io faccio la raccolta e in ogni momento posso andare poi diciamo a forzare la raccolta, ma ogni qualvolta, anche questa è una cosa importante, un file viene modificato, un file viene aggiunto o cancellato, insomma, ogni qualvolta c'è una modifica, viene rifatta, ma non tutta la raccolta e l'indicizzazione di tutto il database, no? Perché immaginiamoci se poi, anche se avviene sulla macchina, però se ho milioni di file, come dicevo prima, non mi rifà la raccolta e l'indicizzazione, ma è un incrementale, quindi va a modificare, se il file viene cancellato, mi va a togliere solo quel file lì dal database. Se viene modificato, quindi va a leggere il contenuto, c'è una modifica, quindi viene aggiunto un dato che non c'era o quant'altro, viene reindicizzato e riclassificato. Lo fa in automatico, è chiaramente possibile anche schedulare, però è una cosa che fa abbastanza velocemente. Spero di avere risposto ad Antonio. Antonio mi chiede sempre: verso dispositivi USB che possono essere presenti in linea temporaneamente, solo temporaneamente, come si fa? Ma chiaramente non è possibile fare l'indicizzazione di una chiavetta USB che viene inserita, però innanzitutto possiamo, questo già con Netrix Auditor, creare un alert per un report quando una chiavetta USB viene inserita. Io peraltro farei come ha fatto ieri, se non ricordo male, IBM, che ha bandito a livello worldwide per tutti i propri dipendenti l'utilizzo di chiavette esterne, perché è impossibile che siamo già nel 2018 e ancora abbiamo necessità di utilizzare le chiavette USB, quantomeno su una macchina aziendale. Abbiamo soluzioni in cloud, abbiamo siti FTP, abbiamo storage di terabyte, perché dobbiamo utilizzare ancora le chiavette USB? Ma questa è una scelta aziendale, caro Antonio, quindi capisco. C'è comunque un altro componente che è stato sviluppato, questo è un connettore che si connette a Netrix Auditor da una delle nostre aziende partner, se poi è interessato offline lo faccio sapere, che permette anche di leggere, ricevere e ricevere un alert quando qualcuno copia un file sulla chiavetta USB. Anche perché schedulare la data discovery su una chiavetta USB che viene, cioè dal momento, se anche dovesse andare a scoprire, ma la chiavetta USB, dal momento che poi uno la toglie, il dato mi dice dov'è il dato, non trovo più la sorgente dalla quale sono andato a indicizzare il dato. Gianluca, altra domanda interessante. Legge anche i file in PDF? E rispondo anche alla domanda successiva di Paolo che chiede: ma fa una scansione periodica, quindi ha un OCR? Allora, sì, ha un motore OCR per le immagini. Per quanto riguarda i file PDF, dopo torno alle domande, sono arrivato a quella di Paolo delle 15 e 12. Se andiamo qui, devo spostare. Ok, dovevo spostare l'applicazione, se no non riuscivo ad andare avanti. Quindi se andiamo qui, sorgenti.
Vedete qui, file. Qui posso chiaramente escludere dei file, no? Come escludo i file di sistema, temporanei, file di Windows e quant'altro. Nei file inclusi, questi sono già tutta una serie di estensioni. Io le scorro piano piano, vedete che sono tutte quelle note e anche non note, compreso chiaramente PDF, JPEG, immagini, messaggi email, quindi appunto message e quant'altro. Tutti i documenti, posso sempre comunque aggiungere qualsiasi tipo di filtro, quindi qualsiasi tipo di estensione. Quindi poniamo che io abbia il mio interno che sia un'applicazione proprietaria che scrive un file con un'estensione proprietaria, però voglio leggere all'interno, vado ad aggiungere l'estensione, quindi andrà ad analizzare anche quel file. Posso decidere poi anche che tipologia di motore utilizzare, quindi per esempio se è un file tipo PDF posso decidere di utilizzare anche il motore OCR, perché se è magari un PDF protetto ho bisogno di leggere come se fosse un'immagine, oppure leggere il testo e basta. Insomma, posso comunque includere o eventualmente escludere i file che voglio. Torno alle domande. Allora, Massimo mi chiede se questo modulo è già incluso nel Normal Netrix o si paga a parte? No, è chiaramente un modulo che si paga a parte, anche perché dicevo è un altro motore e tutto, quindi ha un costo per utente a parte. Non è vendibile standalone perché o il cliente ha già Netrix Auditor, quindi compra, aggiunge diciamo soltanto il modulo Data Discovery, Data Classification Edition. Oppure se non ha ancora Netrix Auditor, come base, come minimo deve comprare Netrix Auditor per file e Netrix Auditor Data Discovery e Data Classification Edition. Ecco, un'altra cosa, quindi vediamo che magari la domanda. Ecco, un'altra domanda che fa Daniele Benetti. Oh, scusate, ho detto il cognome, adesso mi denunciano per violazione della privacy. Scusi, Daniele. Dunque, Daniele mi chiede: si può fare Discovery Classification anche di Server Exchange Database SQL? Non, ma al momento. Questa, ripeto, è nonostante il motore non sia nuovo. Qui vedete l'azienda Concept Searching, però con l'integrazione con Netrix è la prima release. E quindi per partire, diciamo, più velocemente possibile, abbiamo incluso al momento tutta la parte Windows, quindi file Windows, NetApp e EMC. È chiaro che in estate viene già aggiunta tutta la parte di SharePoint Online, Office 365, SQL, Exchange, quindi perché esiste già nel motore di ricerca, no? Quindi è solo una questione di aggiungere funzionalità all'interno. Però diciamo il grosso anche per partire adesso, più che altro perché c'era fretta per la GDPR, quindi andare quantomeno a garantire al cliente che tutti i file su Windows, su macchine Windows o NetApp o EMC possono essere raccolti e classificati. Federico mi dice: mi faresti vedere come ottenere l'inventory dei PC della rete? Questo te lo faccio vedere dopo separatamente. Ecco, Damiano mi chiede se è possibile, anche questa domanda, diciamo, è un po' più pratica. Damiano è un partner, ma anche per l'utente finale, se è possibile avere una licenza trial della Data Discovery. Allora, in questo momento, sì, la licenza trial o comunque fare un POC è possibile. L'unica cosa, se anche andate nel sito, fate la richiesta, non è come Netrix Auditor che in automatico vi arriva. L'eseguibile, insomma, potete scaricare e installare, ma arriva poi la domanda a me e vi metto in contatto, diciamo, quantomeno per la prima installazione, finché non abbiamo proprio integrato, in modo quando poi sarà all'interno sempre di Netflix, che quindi non sono due installazioni, ma basta solo attivare diciamo che è solo una questione di architettura in questo momento, per cui preferiamo che sia uno dei nostri. Abbiamo già comunque anche i nostri distributori che hanno seguito il training, che sono in grado, quindi la parte tecnica dei nostri distributori sono già in grado di farvi l'installazione e farvi fare un POC, se dovete fare un POC presso un cliente.
Massimo chiede se il licenziamento è sempre per utente, corretto, Massimo è sempre per utente. Posso dire anche il prezzo, perché comunque è un prezzo utente finale che si aggira attorno ai 30 euro la soluzione. Non è un prezzo alto perché adesso, ripeto, non per parlare alla concorrenza, rispetto alla soluzione concorrente costiamo una frazione e con, qui mi sento di dirlo, con una resa di gran lunga superiore, quindi senza avere poi problemi, falsi positivi. Con un'installazione che, ripeto, al di là di questa prima installazione, che siccome richiede due installazioni, preferiamo fare noi, ma che non è invasiva per il cliente, quindi non richiede che venga installato un server, un agente su tutte le macchine che poi va a fare l'indicizzazione. Quindi. Poi Netrix può fare l'inventario hardware dei clienti. Ma allora, l'inventario vero e proprio hardware no, ci può dire. Per quanto riguarda Massimiliano chiede, può fare l'inventario software, quindi mi dice che sistema operativo c'è sulla macchina, quali sono le share sulla macchina e quali i programmi installati con i diritti di accesso. Per quanto riguarda la parte hardware, lui può controllare, diciamo, la struttura, quindi se cambia la struttura hardware, se cambia banalmente, come dicevo prima, viene aggiunta una componente esterna e quant'altro, però non è un sistema, diciamo, di monitoraggio. Paolo, 30 euro, no, all'anno, questo è il prezzo della licenza perpetua. Antonio mi richiede se è in grado di lavorare anche su DB e tabelle della S400. Come dicevo, inizialmente no, Antonio. C'è un numero minimo di utenti, c'è il solito pacchettino small business che è fino a 150 utenti. Dopo, Agostino mi chiede, può essere installato su una virtual machine? Assolutamente sì, quello che sta vedendo è proprio installato su una virtual machine. Diceva 30 euro anche per un cliente che parte senza Netrix. Ai 30 euro deve aggiungere almeno la parte di Netrix file server. E quindi parliamo di un'altra decina di euro. No, Roberto, perché rispondo alla domanda, come sa, il minimo sono i 105, il minimo, c'è l'ingresso minimo di 150. Database OR, certo, assolutamente, Agostino sarà gestito in futuro. Allora, ecco, mi risponde Massimo che dice. Sul database di AS400 non va, ma sul IFS della S400 la data discovery funziona testata oggi. Massimo è proprio la parte CTO, comunque parte tecnica di uno dei nostri distributori e peraltro sono distributori che sono proprio anche hanno del know-how perché distribuiscono anche una soluzione proprio specifica per S400, hanno già fatto integrazioni, per cui poi se qualcuno è interessato alla S400 in privato vi posso mettere in contatto con Massimo. Paolo mi dice, risponde alla domanda, probabilmente io qualche domanda la perdo anche perché ce ne sono tantissime, stanno arrivando e sono da solo. Paolo, Paolo, Paolo. Allora, ecco, l'ho trovato Paolo. E sui computer, e se sui computer attivo BitLocker o comunque file crittografati? Allora, aspetti, perché questa, io ho avuto anch'io la prima demo 15 giorni fa, però era una domanda che ho fatto a Anton, adesso non, che è il mio tecnico, la risposta era che se, adesso non rispondo, ma ci sono dei casi in cui va a leggere anche all'interno del file crittografato. Poi magari Paolo le faccio avere la risposta perché è la stessa domanda che ho fatto io anche quando ho visto la prima demo mi aveva risposto. Ci sono dei casi in cui se c'è adesso sinceramente non vorrei dire una cosa per l'altra, se c'è una crittografia blindata non si può entrare, quindi per intenderci, se non avevo capito male, una crittografia che
anche se l'utente, anche se ha dei diritti amministrativi, quando entra nel file deve mettere username e password, per intenderci no, se invece è una crittografia, insomma, le farò comunque prima di dire una stupidata, anche perché hai registrato il webinar, le farò avere la risposta, Paolo. Poi 150 licenze possono essere impiegate anche su più aziende, dipende come è stato fatto. Sì, beh, è più una questione di licensing, Davide, poi di questo possiamo parlarne offline. Silvano, corretto, 30 per 150 per il modulo di base, sì. Antonio dice che è interessato a S400, dopo la metto in contatto con Massimo. Allora, Augusto mi chiede, mi scusi, ma non ho capito bene i costi. Se io non ho niente e l'azienda ha 5 dipendenti, che costi ha? Allora, in teoria lei ha un costo di, parliamo di licenza perpetua, di 4.500 euro per il modulo di Data Discovery e di 1.350 per il modulo di File Server. Quindi ha un costo di 5.000, tagliamo la testa al toro, di 6.000 euro per avere la soluzione perpetua, che è la base, quindi poi fino a 150 utenti non deve fare. Capisco che magari può sembrare, ma le assicuro che 5-6 mila euro per una soluzione del genere, anche per un'azienda piccolina, non è un costo eccessivo rispetto a quello che si può fare con la soluzione, perché adesso oggi stiamo vedendo sulla la parte di Data Discovery, che è già comunque importante, va a leggere all'interno del file, consente immediatamente, se avete visto, di trovare dove sono messi i miei file, però c'è poi compresa tutta la parte di Netrix, quindi il discorso di avere i report pronti all'uso, di capire come sono settati i permessi. Fabio mi chiede, ciao Maurizio, mi sono perso una risposta. Per clienti con S400, la soluzione Data Discovery è in grado di guarda, Fabio, ti faccio poi rispondere direttamente da Massimo, dal nostro distributore, no? Come dicevo alla fine del webinar, fai con tutte le risposte, quindi con tutte le domande e ti farò rispondere direttamente. E Paolo mi chiede, esiste anche in versione MSP come Netrix Auditor? E purtroppo in questo momento no, perché ripeto, è la prima release, quindi è solo una questione di licensing e tutto, per cui esiste la versione MSP di Netrix Auditor, ma non della parte di Data Discovery. Però tenete presente che abbiamo rilasciato la release il 20 di aprile, quindi parliamo di una quindicina, 20 giorni fa, però sicuramente poi sarà aggiunta. Quindi in questo momento, se qualcuno di voi ha una licenza MSP, dobbiamo parlarne, diciamo, offline. Agostino chiede se è compreso un certo numero di ore di istruzione. Beh, non di default nella licenza, però è qualcosa che poi o attraverso il partner o direttamente, noi abbiamo anche un servizio che si chiama Jumpstart Start Service, quindi installiamo noi direttamente e poi c'è insomma, viene spiegato come utilizzare, quindi un training on the job. Ok, allora direi che poi se ci sono altre domande possiamo vedere dopo. Come vi ho detto, vi rispondo. Torno un attimo alla presentazione. Quindi abbiamo fatto una demo, seppur breve, seppur veloce, c'erano anche molte domande. Non abbiate paura a contattarci se volete un POC, se, ripeto, perché se andate nel sito comunque e fate la richiesta, non potete scaricare in automatico, ma arriva a me la richiesta. Questi sono alcuni dei nostri clienti, quindi come potete vedere, indipendentemente dalla categoria merceologica, è una soluzione comunque, non è una soluzione verticale. Vedete anche già dei nomi italiani più o meno noti. Premi di settore di riconoscimento, risalto. Questo è importante perché qui potete trovare documentazione specifica sulla compliance. Oh, mi scuso perché
in mente avevo, avevo settato un coso automatico. Quindi ci sono dei link utili, diciamo. Vi faccio avere la slide, la presentazione, perché sennò non finiamo più. Ci sono i miei riferimenti diretti. Io direi che per oggi vi ringrazio. Spero che sia stata utile e niente. Arrivederci a presto. Vi manderemo comunque sia la documentazione, le manderemo il link con la registrazione. Ecco, proprio l'ultima domanda al volo. Fabio mi chiede: può mandarmi informazioni per effettuare un corso tecnico per certificazione? Assolutamente sì, Fabio. Fino allo scorso anno facevamo in aula, veniva, perché io purtroppo ancora il tecnico in inglese. Abbiamo adesso almeno tre tecnici dei nostri tre distributori già certificati. Saranno comunque disponibili dei corsi online, quindi per i tecnici potranno fare il corso online, quindi divisi i corsi, alla fine del corso c'è già il test e in caso si passi il test viene stampato il certificato, ma le manderò. Ultima cosa importantissima, giustamente, Roberto mi diceva l'iPad da sorteggiare. Adesso facciamo il sorteggio per l'iPad. Dirò solo il primo nome di chi vince per ovvi motivi sulla privacy e poi ho qui un softwareino che gira. Ok, allora vince Mauro, dico Mauro T, così magari ha già un indizio, poi sicuramente appena finito la ragazza del marketing o io direttamente le inviamo un'email per metterci d'accordo sulla spedizione per l'iPad. Per tutti gli altri mi dispiace, ma ci sarà un'altra occasione. Grazie a tutti e buona giornata.